bene, becchiamo uno di questi coglioni e diamogli una lezione. Accelera, Vito, si sta allontanando. Sono a tavoletta, Joe, più veloce di così non va. Dovremmo chiedere a Eddie. Fermati alla cabina più vicina e chiamalo. It's some crazy news from the lab coats about your smokes, my friends. A recent study in a scientific journal, sounds important, found that cigarette smoking may cause pulmonary disease and even lung cancer. Sorry, but hey kids, until I find out how reliable that study is, this fine young man bravo, is still gonna breathe. Bravo, bel modo di guidare, stronzo. Togliti da qui. Eddie, sono Vito, c'è un problema. Ci stavamo occupando delle paglie quando ecco questi stronzi impomatati sono arrivati e hanno dato fuoco al cazzo di furgone. Cosa? Mi prende per il culo? Non siete riusciti a occuparvi di un bracco di checca? Che cazzo è successo? Senti, ascolta, Eddie, ascolta, non è colpa nostra, ok? Hanno incendiato il furgone in un attimo ed è bruciato tutto. Ne abbiamo già fatto fuori uno. Ma che cazzo me ne frega? Riportatemi i miei soldi. Ho pagato due testoni per quel furgone e le remo io. Per vostra fortuna, Cazzoni c'è qui con me Steve, uno dei ragazzi di Derek. E stavamo proprio parlando di che cosa fare. Sotteremo la faccenda adesso. Incontrerete con Steve al Crazy Horse, lo conoscete? Vabbè, Crazy Horse, so dove. Steve porterà dei ragazzi. Vi faremo capire che nessuno ci rompe i coglioni. Ma niente sparatori però, così sembrerà un'altra guerra fra bande. Domani non voglio leggere di una strage sul giornale. Certo, sicuro, Eddie, non preoccuparti. Ci penso io. Ok, dobbiamo vederci con Steve davanti al Crazy Horse. La buona notizia è che ci darà una mano, quella cattiva è che Eddie rivuole i suoi soldi. Tutti e due. Merda! Credi davvero che tireremo su due testoni da quelle là? Non lo so, vediamo che cosa hai in mente, Steve. Certo non lo fa perché è pretendere, lo sai. Andiamo. Eddie era proprio incazzato. Ci credo. Sono incazzato anch'io. Intendo farci almeno $2,000 con quelle teste da cazzo, anche se non hanno un centesimo. Ci sto. Ma che tipo di lavoro fa Steve per Eddie? Lui lavora per Derek e Derek è in giro di vinci. E io che cazzo ne so? In fondo anche tu accetti incarichi da Derek, no? Anche se lavori per Eddie, facciamo tutti quello che si può per campare. Ehi, hey Steve. Ehi. Hey. Ehi, hey, ragazzi. Marty, che ci fai qui? Ehi, hey Joe. Vengo con voi. Steve ha detto che potevo venire. Steve, ma non è... Il ragazzo dovrà pure imparare. Perché siamo qui? Quelli che cerchiamo sono tutti alla fonderia. Di solito si vedono in questo posto, quindi partiamo da qui e poi andiamo alla fonderia a finire il lavoro. Perché ti sei offerto di aiutarci? Quei bastardi hanno distrutto l'auto di mio cugino. L'hanno rapinato e gli hanno rotto tre denti. Già, quegli stronzi fanno un gran casino in tutta la città. Beh, giusto sta l'altro zitto. Giorno. Così dice la Bibbia, occhio per occhio, dente per dente. E noi cominceremo con questo locale. Allora, qual è il piano? Prima di tutto distruggiamo questo posto. E come facciamo? Con questo.
Forza, ragazzi! Ehi, avanti! Adesso ci aiuti o te ne stai fuori dalle palle. Diamo una lezione a questi cazzoni! Che cazzo era? Cazzo, che bello! Marty, ho delle molotov nel bagagliaio. Andate a prenderle e tiratele dentro. Ehi, è un piacere, Steve. Andiamo alla fonderia. Dentro, ragazzi. Ci vediamo all'ingresso principale. Va bene. Ehi, come siete entrati? Abbiamo seguito la strada di mattoni gialli. Il prossimo... Bel colpo. Siete morti, stronzi. Joe, attento! Grazie, ragazzo. Merda, sono armati! Facciamoli fuori! Vieto, coprimi! Così se fa! Lasciatemi stare! Non sono con loro, ve lo giuro! Bene, Vito, vai, vai! Siete troppo teneri, ragazzi! Oh, mi ha sparato! Coprimi, coglione! Sono qui quello che sai fare! Minchia, senti qua! Prova ad andargli alle spalle! Vaffanculo! Di addio al tuo culo! Bene, Vito, andiamo! Forte, eh! Vuoi lasciarne qualcuno anche a me? Tutto ok? Minchia, non ci credo. Vai, vai, ti fa prendere. Dai, è un cazzo di genio. Dai, andiamo. Hop, hop. No, non voglio morire. Vito, coprimi. Vito, te copro io, muori. Copro io, muoviti! Spara meglio mia sorella!
sbrighiamoci ad ammazzarlo. Ora sei mio.